Ciglia più scure anche senza make-up. Nuovo mascara Leica Pro Tint da Deborah Milani. Volume, effetto extension professionale. Ciglia progressivamente più scure per un effetto mascara anche senza make-up. Mascara Leica Pro Tint da Deborah Milani. Il tuo sguardo. Livello pro. Nuovo appuntamento con Armocromia, istruzioni per l'uso. Ciao Roberta. Ciao Paola. Anche oggi puntatona, perché parliamo di due personaggi molto, 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 molto... attesi? No. Brava, bravissima, molto attesi, mi piace. Allora, la prima, do qualche indizio come al solito per far capire di chi stiamo parlando, ha un nome talmente particolare, vero, che le è costato un video di spiegazioni su YouTube che vi invito a vedere perché è veramente molto divertente. E lei ha 27 anni, di recente è stata protagonista di un film di Luca Guadagnino a tema tennis, già così ho spoilerato tantissimo, e si chiama Zendaya. No, non Zendaya come tanti state dicendo, Zendaya, come vi dicevo, c'è un video YouTube che vi spiega tutto. Tu sapevi pronunciarlo? No, assolutamente. Ecco, vai a vedere anche tu il video YouTube così saprai la sua pronuncia corretta. Di lei, a parte il suo ruolo di attrice talentosissima, si è parlato tantissimo in occasione di un evento fashion molto particolare. Esatto. Vogliamo raccontarlo un po'? Sì, il Met Gala di quest'anno al Metropolitan Museum di New York. Questo evento tanto atteso in cui appunto le celebrities si devono ispirare, diciamo, ad un tema particolare, e quindi, cioè le celebrities e quindi i loro stilisti. E i suoi due outfit, diciamo, sono stati particolarmente d'impatto, insomma. Di lei si è parlato tantissimo, infatti, per questi due vestiti molto impegnativi, devo direi dire, di sì, che lei indossava con una classe comunque ineguagliabile. E questi due abiti che caratteristiche avevano? Allora, diciamo che ce n'è uno che è quello firmato Givenchy, che mi sembra sia del 96, nero. Nero. E qua torniamo perché non abbiamo ancora svelato la stagione, ma ormai sappiamo che se non sei winter e sue declinazioni, il nero anche no. Diciamo che quel tipo di outfit non mi ha convinto particolarmente. È stato molto bello in realtà il bouquet che è stato posizionato sul capo, proprio perché era, il tema era The Garden of Time, quindi è un racconto di uno scrittore, mi sembra che si chiami Ballard, e questo, diciamo, era appunto il tema della festa. E quella era un'aggiunta, esatto. Il cappello era un'aggiunta al vestito originario, esatto, che se non sbaglio non era mai stato indossato, no, quindi è stato portato sul red carpet proprio da lei. Allora, svegliamo un po' la sua stagione, la stagione di Zendaya. Allora, Zendaya è appartenente alla stagione dell'autunno deep, quindi quel sottogruppo più scuro, diciamo, all'interno della palette dell'autunno puro. Quali sono quindi i colori più donanti per un autunno profondo? Allora, parliamo dei marroni scuri, che valorizzano particolarmente questo sottogruppo, le sfumature del rosso pomodoro, il melanzana, oppure anche quelle tonalità ad esempio di blu petrolio, sono veramente molto belle su questi personaggi. Io posso rubare qualcosa qui? Tu puoi rubare ad esempio l'ottanio, che ecco, è molto bello, e il melanzana anche. Ma fa parte anche l'arancione di questa... Sì. Che tu sai che io non amo. Lo so, me l'hai anticipato. Allora, l'arancione è un colore prettamente caldo e l'autunno profondo lo può indossare tranquillamente, magari nelle sue varianti un po' più scure. Come giudicheresti Zendaya nelle sue apparizioni pubbliche o nei film? Ti la trovi in palette? Non sempre. E a me piace sempre a livello stilistico, devo dire che è sempre molto impattante. Non sempre rispetta però la sua palette. Si dovrebbe forse rispettare un po' di più. Credo che giochino più sull'effetto wow rispetto, sì, a lei, no? Perché ha questo fisico comunque estremamente statuario, è una bellissima donna. L'ho vista veramente con cose anche un po', con vestiti e outfit anche un po' impattanti. Quindi sì, anche il secondo, no, forse era il primo abito del Met Gala.
e quello sui toni del verde, appunto, del blu, non erano tra i suoi colori, però comunque l'ha saputo portare alla perfezione. Ho notato che anche nel make-up sono sempre molto profondi, sì, nel dare un'intensità allo sguardo, però sempre molto incisivo, molto scuri. Sì, sì, è vero, è vero. Quindi che consiglio daresti a un autunno deep che voglia valorizzarsi come Zendaya? Beh, allora, innanzitutto evitare di utilizzare il nero sugli occhi, anche uno smokey eye, però farlo con le tonalità più terra, molto belle. E invece magari ad esempio di utilizzare il solito mascara nero, consiglio, dato che adesso comunque sul mercato ce ne sono tantissimi, tantissimi colori, anche, non so, mascara sui toni dei viola scuro oppure appunto dei marroni, come già anticipavo. Che l'ho visto in giro, tra l'altro adesso va molto il mascara color marrone, sì, che appunto prima non era, sì, una tonalità molto utilizzata. Però si stanno sempre di più aprendo anche le case cosmetiche verso nuovi prodotti, proprio anche grazie allo sviluppo dell'armocromia. Come avevamo detto prima, no? Un po' lato capelli, sì, valorizzazione, sì, anche lato trucchi, sì, ormai ci sono palette di centinaia e centinaia di colori. Esatto, non esiste solo il classico eyeliner ad esempio nero, però molto bello anche il verde oliva o l'eyeliner viola, insomma ce n'è per tutti i gusti. Che bello. Senti, c'è una notizia che ho letto su Zendaya che mi incuriosiva molto, e tu hai anche una lettura rispetto a questa notizia. Sì. Perché il suo stilista, stylist, penso di pronunciarlo bene, ma sono... Anzi no, pronuncialo tu che hai questo perfetto British English. Penso Law Roach. Ok, pensa bene, secondo me. Speriamo. Pensa bene, Roberta, è così. E raccontava proprio di recente in un'intervista che Zendaya non indossa gli abiti di 5 case di moda, che poi sono, diciamo, tra le 5 più importanti, che sono Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino e Dior. C'è un retroscena, ovviamente, cioè il suo stylist racconta che all'inizio, quando la proponeva per indossare abiti di queste case di moda, le case di moda dicevano no, e allora lui da quel momento ha messo un veto su sulle creazioni di queste case di moda per quanto riguarda gli eventi pubblici, diciamo. Tu che lettura ti sei fatta di questa cosa? Penso che in quell'epoca pensavano che lei non fosse all'altezza di indossare creazioni di brand così storici, così importanti, quando in realtà lei nel giro di poco tempo ha avuto un successo enorme. Forse perché era un po' alle prime armi e quindi, non so, pensavano proprio che lei non li sapesse portare, penso io. Che poi mi chiedo sempre, ma la gente comune che poi guarda le foto dei red carpet o i video, le trasmissioni TV, sa riconoscere un abito di moda e sa riconoscere una casa di moda? Questa è una cosa che mi sono sempre posta. Mm-hmm. Io sono curiosa, vado su Google, però la prima cosa che cerco è chi è lo stilista, perché non lo so riconoscere. Voi personal stylist forse avete qualche... Già di più, esatto. Si può riconoscere attraverso appunto lo stile dell'abito, però ci sono a volte dei colpi di scena comunque. E adesso ci concentriamo sulla parte maschile. Allora, io qui ammetto che parliamo di un uomo bellissimo, ma di cui io ho poca, come dire, con cui io ho poca dimestichezza, perché non frequento tanto il mondo delle soap opera, non mi appassiona più di tanto, però so che lui è amatissimo, è un attore e modello turco, e come mi piace dire, in questi casi lui è un po' come un gioco di società, piace dai 0 ai 99 anni a tutti indistintamente. Ho studiato la pronuncia alla turca, quindi spero di andare bene. Dalla regia mi hanno detto che si pronuncia Can Yaman e spero di averlo detto correttamente. Gli appassionati di telefilm, serie TV, soap opera lo vedono costantemente in TV. Ha girato di recente una fiction con Francesca Chillemi che si chiama Viola come il mare, ed è arrivata la seconda stagione, e sta girando anche l'attesissima serie TV di Sandokan. Tocca a noi analizzarlo, Roberta, vai. Allora, io non lo seguo tantissimo, sono sincera, però dato che ha fatto l'apparizione ad Amici... Ecco, perché torniamo, perché Roberta è sul pezzissimo quando si parla di Amici, esatto. Quindi lei sa tutto. Mi sono interessata, ho detto, ma vediamo un po', mi sono informata con le foto e tutto, sembrerebbe appartenente anche lui alla palette dell'autunno profondo, all'autunno deep.
per questi colori così scuri che ha. Anche se i capelli non sono scurissimi, però insomma proprio il mix cromatico mi sembra bello intenso, bello scuro. Quindi come facciamo a valorizzare questo bellissimo modello? Sicuramente senza il nero. Basta, adesso ci tacceranno di essere contrari al nero, ma in realtà stiamo facendo un po' di educazione al colore. Esatto, però insomma io ho visto una foto dove lui indossa questa camicia marrone molto scuro ed effettivamente è bellissimo, cioè lo valorizza tantissimo, quindi marroni. Gian, sei bello anche con il nero, eh? Esatto. Facciamo questa specifica, però comunque ci teniamo a dire che puoi essere valorizzato meglio. E un wannabe Gian Yaman come può valorizzarsi con il marrone? Giocare con che cos'altro? Su di lui ci vedo delle tonalità sempre di blu petrolio, non so, me lo immagino, e tutte le tonalità di verdi. Sempre verdi comunque caldi, quindi che hanno, quando parlo di un verde caldo, sono quei verdi che hanno una punta di giallo all'interno che lo differenziano proprio dai verdi freddi, tipo il verde foresta, ad esempio. E sto pensando, tonalità magari anche neutre, quindi passando dai sabbia ai beige anche chiari, che fanno un po' di contrasto comunque con i suoi colori. Molto bello, me lo sto visualizzando, perché vero. Poi il bello dell'armocromia è proprio questo, che tu esci un po' dai soliti canoni, il bianco, il nero, il grigio che indossiamo tutti, adesso a parte gli scherzi, e puoi scoprire che sì. Puoi giocare con dei colori di cui forse non sapevi neanche l'esistenza. Io ho visto che viene tanto presentato con questi abiti scuri o comunque freddi e non, insomma, potrebbero fare di meglio. Senti, ma pensando proprio a un uomo autunno profondo, se ti dovesse dire: guarda Roberta, io devo andare a una cerimonia e non voglio mettere l'abito scuro, io non voglio vestirmi di nero, e tu sei già lì che stai esultando dicendo stai facendo la scelta giusta, che outfit gli consiglieresti? Ora come ora su dei piedi direi un outfit, ad esempio pensando in estate, di lino. Quella tonalità proprio di beige chiaro, bellissimo. Che sta bene, in genere tutti pensano che stiano bene sulle modelli, sulle pubblicità, invece tu dici che sì, un autunno profondo. Esatto, abbinato giocare. Magari ad accessori marroni, molto bello, proprio anche per cambiare un pochino dai soliti colori. Perché sostanzialmente nella moda maschile non ho visto ancora questa spinta verso l'introduzione appunto di nuove nuance. E infatti volevo proprio provocarti e giocare su questa cosa, no? Perché in effetti sulla moda maschile rimaniamo sempre un po' confinati. Blu e grigio. E quando c'è qualche tocco è, come dire, la follia del momento che poi in realtà rimane lì. Invece si può giocare con i colori. Sì, sì. Valorizzandosi. È vero, cioè proprio i colori basici non dovrebbero più solo essere il nero, il blu e il grigio, ma per l'uomo si potrebbe giocare molto di più. Ma c'è qualcuno che ti chiede come mi vesto per la mia laurea? Come mi vesto? Sì? Sì, 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 faccio infatti anche consulenze magari che le chiamo smart o comunque occasionali, in cui aiuto proprio nell'acquisto del capo o comunque dell'outfit richiesto. Ma io sono vestita bene per registrare un podcast? Perfettamente. Perfetto, era quello che volevo sapere. Era quello che volevo sapere, volevo sentirti dire proprio questo. Grazie Roberta, è stata un'altra puntata molto divertente, alla prossima. Grazie a te Paola, alla prossima.